Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il venerdì 3 di dicembre, noi siamo qui perché vogliamo continuare in questo cammino della parola del Signore. Sono felice che io e te possiamo essere insieme. Noi questa mattina noi continueremo la lettura del libro dei Salmi. Infatti noi leggeremo capitolo 28, 29, 30, 31 e 32 della parola del nostro Signore, sempre del libro dei Salmi. Quindi vieni con me, andiamo subito a leggere la parola del Signore. Salmo 28, parola del nostro Dio. Salmo di Davide. Io grido a te, o Signore, roca mia, non essere sordo alla mia voce, perché se non mi rispondi, io sarò simile a quelli che scendono nella tomba. Ascolta la voce delle mie suppliche quando grido a te, quando alzo le mani verso la tua santa dimora. Non trascinarmi via con gli empi e con i malfattori, i quali parlano di pace con il prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo le loro opere, secondo la malvagità delle loro azioni. Ritribuiscili secondo l'opera delle loro mani, dà loro ciò che si meritano. Perché essi non considerano le azioni del Signore, né l'opera delle sue mani. Egli li abbatterà e non li rialzerà. Benedetto sia il Signore, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore. E sono stato soccorso, perciò il mio cuore esulta e io lo celebrerò con il mio canto. Il Signore è la forza del suo popolo. Egli è un baluardo di salvezza per il suo unto. Salva il suo popolo e benedice la tua eredità. Pascili e sostienili in eterno. Salmo 29. Salmo di Davide. Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Salmo 30. Cantico per l'inaugurazione della casa di Davide. Io ti esalto, o Signore, perché mi hai portato in alto e non mi hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti, mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore, voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza, avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo, che profitto avrai dal mio sangue se scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità?
Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me. O Signore, sii tu il mio aiuto. Tu mi hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere, o Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Salmo 31. Al direttore del coro, Salmo di Davide. O Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amor del tuo nome, guidami e conducimi. Tirami fuori dalla rete che mi intesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Signore, Dio di verità. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia, e non mi hai dato in mano del nemico, tu mi hai messo i piedi in un luogo favorevole. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita vien meno per l'affanno, e i miei anni svaniscono nel pianto. La forza mi è venuta a mancare, per la mia afflizione si logorano tutte le mie ossa. A causa dei miei nemici sono diventato obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Chi mi vede fuori fugge via da me. Sono dimenticato completamente. Come un morto, sono simile a un vaso rotto, perché odo le calunnie di molti. Tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto. Salvami per la tua benevolenza. O Signore, fa che io non sia confuso, perché ti invoco. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti. Ammutoliscano le labbra bugiarde che parlano contro il giusto con arroganza, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini verso quelli che confidano in te. Tu li hai nascosti all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al riparo dalla maldicenza. Sia benedetto il Signore, poiché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi, il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, e voi tutti che sperate nel Signore. Salmo 32, Salmo di Davide. Cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno. Poiché quel giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me,
Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu mi hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi, mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale deve camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo o come il mulo che non hanno intelletto, a cui bocca bisogna frenare con morso e con la briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto questa mattina dal capitolo 28 al capitolo 32, però io ti do già l'appuntamento, se il Signore così vorrà, per lunedì, quando noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore, questo bellissimo libro dei Salmi, e per un po' di tempo ci rimarremo perché ci sono 150 Salmi, però gloria a Dio veramente per questa parola potente, che possiamo fare come Davide, di confidare in Dio, di confessare il nostro peccato e di andare ogni giorno verso il trono di Dio, perché Lui ci possa trasformare, santificare la nostra vita. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, che il Signore possa benedire la tua vita durante questo venerdì. Mi auguro che noi ci possiamo vedere anche domenica per la parola di Dio, per celebrare il Signore, per la comunione fraterna. Dio ti benedica grandemente. Metti un like e condividi. Leggiamo la Bibbia insieme.